Fatemi salutare Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, Movimento 5 Buongiorno. Stelle, ben ritrovata. Io veramente ogni volta no, non riesco a capire, cioè, cos'è che non funziona se una persona che ha regolarmente registrato, regolarmente non lo sappiamo, però comunque fatto sta che se metti il suo codice fiscale in un computer ti escono 74 auto, perché va in un ufficio, dice ho bisogno del reddito e l'ufficio glielo dà? Tanto grazie per l'invito. Grazie Allora, il punto qui è in realtà, io la vedo al contrario, cioè noi vediamo un sistema di controlli e voglio ringraziare la polizia, la Guardia di Finanza, che dimostra che come per il reddito e come per tanti altri strumenti esistono delle truffe e mi faccia dire, nel caso del reddito in realtà l'ultimo dato che è emerso su circa 18 mesi di analisi fatte, la Guardia di Finanza ha scoperto 15 miliardi sostanzialmente di truffe, di questi 15 miliardi solo lo 0,8 è riferito al reddito. Ma io le dico al contrario, ma intanto bene che ci siano i controlli, si possono fare di più e vanno sicuramente rafforzati, però il punto qui non è lo strumento che va messo in discussione, perché se noi abbiamo le pensioni di invalidità e ci sono le truffe sulle pensioni di invalidità, non è che mettiamo in discussione la pensione di invalidità. Allora io credo che sul reddito ci sia un tema di sussidio, di aiuto, perché voi oggi parlate di questo caso, ma io potrei parlarle dei 200.000 disabili, degli anziani che non arrivano a fine mese con la pensione e col reddito di cittadinanza viene integrato. Potrei parlare dei minori che vengono aiutati grazie a questo. Sono tanti i casi, invece di, come dire, sussidi che permettono a queste persone di non finire per la strada. Ma come sussidio funziona e va controllato sicuramente. Il tema è sulle politiche attive del lavoro, cioè il fatto che i centri per l'impiego oggi non funzionano e questo è anche un tema che riguarda soprattutto Però, le regioni. Appendino, sarà d'accordo su una differenza. Cioè io lo so benissimo che dove fai una misura ci può essere un truffatore. Il falso invalido tipicamente è uno che ottiene l'assegno di invalidità, è andato da un medico connivente, che gli ha fatto una certificazione e quindi la documentazione, quando gliela consegni, è corretta, poi indaghi e scopri che c'è la truffa. Ma in questo caso non serviva neanche indagare, bastava accendere un computer e mettere il codice fiscale della signora e scoprire che aveva 74 auto, quindi non poteva avere il reddito. Cioè, c'è un po' di differenza, non pensa? Cioè, un conto è fare una Premesso che tutto è misura e poi. migliorabile, ci mancherebbe, però io le dico semplicemente che funziona come per tutti i sussidi, ci si rivolge ai CAF, si rivolge ai punti di approdo rispetto a un aiuto e lì evidentemente viene C'è fatta e qualcosa che elaborata no. la richiesta. Però mi faccia dire una cosa e Prego. chiudo. Posso dirle cosa vedo io di, come dire, scandaloso in questo servizio, non il vostro servizio, ma in quello che ho visto in quelle immagini? L'evasione fiscale, perché di questo stiamo parlando, perché Certo. poi alla fine è evasione, è utilizzare uno strumento, sono 110 miliardi. E poi i campi Rom, parliamo anche del superamento dei campi, che sono un problema di cui, come dire, noi ci siamo occupati a Però Torino. dove si prende il reddito, Allora, si vota i 5 Stelle oppure i 5 Stelle interessano dove c'è bisogno del reddito? ma è al paese che interessa avere uno strumento di un sussidio sociale alla luce anche dell'emergenza che stiamo vivendo. Però mi faccia dare un numero perché è importante anche per comprendere. Noi abbiamo, e l'avete detto anche voi, circa 3 milioni in media, poi i dati cambiano di mese in mese di percettori di reddito. Prima si diceva il tema del lavoro veniva a posto. Ebbene dire che 2 milioni su 3, quindi 2 su 3 di percettori di reddito non sono abili al lavoro. Sono disabili, sono minori, sono pensionati che non hanno una pensione sufficiente. E quindi 2 milioni o gli diamo il reddito che è un sussidio e io francamente non voglio vivere in un paese in cui avere un sussidio, essere poveri è una colpa. Allora o li aiutiamo oppure finiscono per strada. Mi faccia finire. Il restante milione di questi 500.000 lavora, ma è un lavoratore povero, quindi ha un reddito, lavora, ma quel reddito non gli basta per arrivare a fine mese, quindi viene integrato. Dell'ultimo pezzetto che rimane, quindi parliamo di circa 300-400 mila persone che percepiscono il reddito, lì il 70% non arriva alla terza media. Quindi qual è il grosso tema? Ha ragione chi dice che bisogna puntare sul lavoro, ma queste persone, questo numero, perché di questo parliamo, va formato, va reinserito nel mondo lavorativo, non è in grado dall'oggi al domani a rientrarci. E quindi torno sul capitolo dei centri per l'impiego, che sono il Però sono vero 2 anni che problema del esiste il nostro paese. Oggi ci reddito. sono i soldi e vanno rimessi in funzione. Beh, noi qua siamo abbastanza esterrefatti perché per 5 anni nei nostri studi sono passati esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno onestamente sempre difeso la loro misura. È
E poi tanti altri esponenti dei partiti dicendo va assolutamente, radicalmente modificata. In campagna elettorale queste posizioni sono leggermente cambiate, sentite. Esuberanza del simpatico percettore a parte uno dei temi chiave della campagna elettorale, bandiera del Movimento 5 Stelle, pietra dello scandalo prima, oggi punto comune anche di altri partiti, è il reddito di cittadinanza. È uno strumento che va quantomeno corretto. Va migliorato e modificato, non va cancellato. Non solo i cambi di rotta di Lega e Partito Democratico. Forza Italia, per bocca del suo leader Silvio Berlusconi, ritiene di riformare il reddito di cittadinanza. Un'Italia con 5 milioni e mezzo di cittadini in povertà e con una maxi stangata sulle bollette potrebbe subire il contraccolpo psicologico dell'abolizione totale di una misura di pronto soccorso per le tasche dei meno abbienti. Così anche i leader più contrari partono comunque dalla lotta alla povertà. Se un ragazzo di 23 anni e gli do il reddito di cittadinanza, un anno, due anni, tre anni, per quanti anni me lo posso permettere? La lotta alla povertà non si fa con un sussidio. Per l'osservatorio INPS il reddito di cittadinanza ha coinvolto 2.325.000 cittadini a giugno 2022, nel 2019 2.559.000 e oltre 7 milioni durante i due anni di Covid. Migliorare questa legge, perché è stata scritta tre anni fa, l'ho firmata io, e ci sono le cose che non funzionano. L'importo medio mensile è di 583 euro dai 493 euro nel 2019. Dal 2019 al 2021 è costato allo Stato quasi 20 miliardi di euro. No, la povertà non è stata abolita, ma si può almeno limitare? Arrivo Frucci, però su questo credo che sia doveroso un commento con l'appendino. In un momento in cui per tutto il periodo della legislatura vi hanno attaccato sul reddito, oggi in campagna elettorale, forse vedendo che i sondaggi in qualche modo vedono una tenuta, anzi una crescita del Movimento 5 Stelle, hanno cambiato un po' idea? Ma noi l'assicuro che non ne facciamo una questione elettorale, eh. Tra l'altro in tantissimi paesi d'Europa esiste e in tanti paesi d'Europa non esiste il Movimento 5 Stelle, quindi è uno strumento necessario. Però mi faccia dire una cosa, perché ho sentito la dichiarazione della Meloni. Oggi se noi chiediamo a un ragazzo di 23 anni, anche questo, vorrei sfatare questo mito che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, se preferisce prendere il reddito o lavorare, è ovvio che preferisce lavorare. Il problema è che oggi ai giovani non vengono offerte soluzioni dignitose, lavorano a 3 o 4 euro all'ora. Allora se, e torno al punto, vogliamo superare il tema del sussidio, che deve essere uno strumento di emergenza, e vogliamo creare posti di lavoro, bisogna anche intervenire sul salario minimo, ovviamente sul cuneo fiscale e sulla lotta al precariato, perché sennò questi ragazzi e queste ragazze è un po' difficile che riescano a crearsi una vita.